Buonasera. Complimenti a Casato. Prego, incominciamo. Allora, buonasera. A proposito di popolarità, parliamo di Angela Merkel, notoriamente. La notizia che mi ha colpito di più questa settimana è stata la ribellione della Francia al Sacro Impero Germanico. È la Francia, sempre. Invece della Bastiglia, i rivoluzionari francesi hanno cinto d'assedio il nuovo simbolo della tirannia, che è il 3%. Tu sai che cos'è il 3%? Prodotto deficit, prodotto possibile. No, sì, è già fantastico. Il rapporto fa deficit dice prodotto. Il rapporto fra deficit PIL e deficit. Cos'è il PIL? No. Il prodotto interno lordo. Che adesso detto prodotto interno lurido, perché sai che ci hanno aggiunto anche tutte le cose. È il deficit, il massimo consentito. Insomma, se sale al 3,1 la Merkel si innervosisce. Sì, nessuno ha mai capito. Al 3,2 digrigna i denti. Al 3,5 invade la Polonia. Ecco, va bene. Però nessuno ha mai capito perché il 3. Non si sa, infatti, quegli insolenti di francesi hanno avuto la faccia tosta di dire: sai perché c'è? Noi andiamo, ce ne freghiamo, ce ne infischiamo, come che in francese si dice. Dico, andiamo al 4, se serve anche al 4,2. E io mi sono chiesto: ma questo 3 perché è così importante? Ma soprattutto perché è 3 e non 4, 5? Io immaginavo che quel numero malefico a cui dobbiamo l'aumento dell'IVA e i tagli alla spesa sociale fosse stato ponderato da un augusto consesso di economisti. Sarà così. Invece ho scoperto che è nato, pensate, in meno di un'ora, nella testa di un oscuro funzionario, per ironia della sorte francese, su sollecitazione di un governo socialista, proprio come quello che ora vorrebbe abolire il 3%. Era il 1981 e François Mitterrand chiese a un giovane funzionario, appunto, del governo francese, Monsieur Guy Abeille, che in francese vuol dire abeille... Abeille è l'ape. L'ape, non la vespa, come no. Uguale. Di fissare una regola semplice che gli consentisse di tenere a bada i ministri che bussavano alla porta di Mitterrand a caccia di denaro. Cioè, mi devi dare una regola per cui gli devo dire non oltre quella misura. Abeille ci pensò qualche minuto e poi disse... Cioè, mi ricordava la Trinità, era un bel numero. Cioè, l'ha detto a caso, totalmente. Così, 3, perché gli piaceva il suono. Cioè, Mitterrand entrava un ministro e mi faceva 3. Quando 10 anni dopo si trattò di fissare i parametri di Maastricht, il numeretto francese venne adottato anche dalla comunità europea. Intervistato di recente sulle conseguenze epiche del suo 3, Monsieur Abeille, che oggi ha 60 anni, ha ridacchiato: non avrei mai immaginato di creare tutto questo sconquasso. Cioè, roba da buttarlo giù dalla Torre Eiffel, sto fatto. Ma, cioè, hai capito in che mani siamo? Mani con tre dita. Cioè, se quel signore avesse usato 5 dita, adesso avremmo il 5% e saremmo tutti benestanti. No, ma voi scherzate, ma è incredibile. È pazzesco. Dipende da questo signore. Aveva ragione Berlusconi, aveva sempre detto lui questa cosa. Questa mi è sfuggita. Lui ha sempre detto il 3%. Lui ne ha dette tante. Vabbè, però, una su 100 ha detto anche quella. L'ha detto a tutti. E allora, vediamo... Se hai Guy Abeille collegato. No, non ho Guy Abeille, ho ben di più, perché vediamo la crisi economica francese, se ha, che la Francia sta attraversando anch'essa una crisi.